dell'associazione Nessuno Tocchi Caino alle carceri di Sassari e Nuoro. Avverto in via preliminare che, secondo il parere della Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Credo che il dottor Rinaldi non abbia nulla in contrario. Richiamo quindi appunto l'attenzione del nostro ospite su questa forma di pubblicità e rilevo che non c'è alcuna obiezione. Dispongo quindi l'attivazione dell'impianto. Dopo l'intervento del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, come è stato convenuto in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà intervenire per porre domande un deputato per ciascun gruppo in ordine decrescente per non più di 5 minuti. Do a questo punto la parola al dottor Carlo Rinaldi, che ringrazio per la sua presenza. A lei la parola, dottore. Illustrissimo signor Presidente, illustrissimi onorevoli deputati, sono io che ringrazio a nome del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per questa opportunità particolarmente preziosa che ci consente di condividere con una delle più importanti istituzioni della Repubblica, con una competenza specifica in materia di giustizia, ciò che andiamo facendo in questi tempi difficili sul tema del carcere che, come ho detto stamattina in audizione al Senato, la ministra Cartabia ricorda sempre essere parte della nostra Repubblica, che non si ferma di fronte alle alte mura di cinte dei penitenziari. Ora io spero di riuscire in questa relazione introduttiva che ha lo scopo di delineare quelli che sono i temi centrali della mia audizione, di restituire la complessità di un mondo che soprattutto in questi tempi difficili sta vivendo non poche fibrillazioni e soprattutto di dare una attendibile rappresentazione di quella che è la nostra idea di carcere, di quello che intendiamo fare in attuazione delle linee politico-programmatiche della signora Ministra della Giustizia. Come dicevo questa mattina, la nostra idea è quella di riuscire a tenere insieme, nel quadro di di un rispetto fondamentale di quello che è il principio del finalismo rieducativo della pena che ci è imposto dalla Costituzione, la giusta, legittima richiesta della collettività di pene effettive capaci di sanare le ferite aperte dal reato, con le legittime istanze del nostro personale che ci chiede di poter lavorare in sicurezza, ma coniugando questa duplice dimensione anche con quella anch'essa di chiaro fondamento costituzionale del diritto di ogni detenuto ad un trattamento umano e non degradante. La nostra missione è quella di adoperarci per fare in modo che chi ha sbagliato commettendo un reato non commetta nuove violazioni della legge penale. La domanda che legittimamente ci si può porre a questo punto è come tenere insieme queste istanze che possono anche talvolta porsi in qualche modo in frizione. Tre sono i pilastri sui quali costruiamo la nostra idea di carcere, la nostra idea di azione dell'amministrazione penitenziaria. Il primo pilastro è quello di politiche accorte e adeguate del personale penitenziario. La seconda è quella di una particolare attenzione al contesto detentivo, alle peculiari condizioni anche ambientali del carcere oggi, e in terza battuta quella di pensare al carcere come una parte della comunità e quindi favorire ogni integrazione con la comunità esterna, in particolare con i territori nei quali gli istituti penitenziari insistono. Dicevo, politiche del personale. In questi tempi, dopo anni in cui lo svolgimento dei concorsi sembrava essersi arrestato, il Ministero della Giustizia e l'amministrazione penitenziaria hanno avviato una politica del personale fondata finalmente su nuove assunzioni e, per quanto concerne la Polizia Penitenziaria, questa è una notizia di
queste ore anche su un incremento, ancorché contenuto, della pianta organica. La Polizia Penitenziaria oggi vede in pianta organica 41.500 circa unità, di cui sono in servizio attualmente 36.438 unità, un gap che stiamo cercando di colmare con una duplice iniziativa: da un lato quella dello sblocco del turnover e dall'altro quella di una politica di assunzioni straordinarie che già ci ha consentito da dicembre 2020 di assumere 2.500 agenti e che nel biennio 2022-2023 ci consentirà invece di assumere circa poco più di 3.200 nuovi agenti, cui si aggiungeranno 411 ispettori e 120 allievi commissari. Parlavo di lieve incremento della pianta organica, è stata recentemente incrementata quella della Polizia Penitenziaria in termini di 270 unità, ripeto, un incremento magari non particolarmente numeroso, ma sicuramente daranno un ossigeno di cui l'amministrazione ha bisogno nei mesi e negli anni a venire. C'è poi tutto il capitolo della dirigenza penitenziaria e del cosiddetto comparto delle funzioni centrali. Anche qui ricordavo stamattina al Senato come dopo ben 25 anni, l'ultimo concorso risale al 97-98, finalmente siamo in fase di completamento della procedura per l'assunzione di ben 45 dirigenti penitenziari che contiamo di portare sino a 57 proprio attraverso l'utilizzo delle norme sul turnover. Se contiamo che la pianta organica è di 300 unità e che attualmente risultano in servizio 229 direttori, possiamo ragionevolmente ipotizzare che nell'arco di un anno quasi integralmente la pianta organica verrà colmata, integrata, e avremo quindi la possibilità finalmente di avere direttori negli istituti che cronicamente e storicamente ne sono privi, in particolare nelle regioni Sardegna, Piemonte, nel Veneto, dove maggiore è il bisogno di una presenza di un'autorità così importante per il complessivo funzionamento dell'istituto. E mi piace ricordare, accanto all'assunzione dei dirigenti penitenziari, anche il piano che prevede l'assunzione prossima di circa 210 funzionari giuridico-pedagogici, vecchi educatori come un tempo si chiamavano, accanto ai quali contiamo di assumere diverse decine di unità di mediatori culturali, che sono delle figure ugualmente molto importanti nella quotidianità del carcere, se pensiamo che ormai stabilmente intorno al 35% dei detenuti oggi negli istituti penitenziari sono stranieri, con punte in alcuni istituti. La settimana scorsa ero a Solliciano, Firenze-Solliciano, di 70% di stranieri, il che ovviamente pone tutta una serie di problematiche anche sul piano della capacità relazionale di interagire con spesso giovani, spesso con problematiche di devianza molto forti e soprattutto provenienti da contesti che noi spesso non conosciamo, e questo può essere evidentemente poi fonte di situazioni di contrasto e di eventi critici che il nostro personale deve poi fronteggiare. Dicevo stamattina, è chiaro che non basta assumere il personale, ma poi bisogna formarlo e bisogna garantire ai nostri operatori adeguate condizioni di vita all'interno degli istituti. Questa è una domanda che ci viene molto forte dal personale in ogni occasione in cui, girando negli istituti, ho modo di incontrare sia il personale sia le loro organizzazioni sindacali. La richiesta di sicurezza, di attenzione, di, come dire, aiuto a vincere quella solitudine che molto spesso accompagna i nostri operatori è molto forte. Quindi per la Polizia Penitenziaria, che costituisce, diciamo così, la frontiera, l'ultima frontiera, quella che più ha diretto contatto con l'utenza e che si trova spesso a gestire le situazioni più critiche, abbiamo, grazie ad un apposito stanziamento nella scorsa legge di bilancio, indirizzato circa 1 milione di euro per gli interventi di sostegno psicologico del personale, un intervento che contiamo di potenziare per il 2023 con la prossima legge di bilancio. Ma è fondamentale ovviamente la formazione, perché poi vivere il carcere oggi, che è un carcere molto diverso da quello di anche solo di 5 anni fa, è come dire una,
un'esperienza certamente complicata, che quindi ci interpella sulle azioni e le strategie che sul versante della formazione del personale possiamo in qualche modo attivare. È stato recentemente varato il piano annuale per la formazione, che prevede proprio dei focus specifici volti alla gestione delle situazioni di crisi e agli eventi critici come le aggressioni e i danni dei nostri agenti penitenziari. Ancora abbiamo messo in campo dei corsi di formazione su soluzioni trattamentali operative proprio per la prevenzione delle situazioni di conflitto e di violenza interna all'interno degli istituti penitenziari, e anche dei focus specifici su come contrastare quel fenomeno del burnout che è così frequente per i nostri operatori. E ancora le iniziative sulla giustizia riparativa, sulla dirigenza penitenziaria, volte da un lato a favorire l'acquisizione di competenze manageriali. Oggi il direttore di carcere non è più soltanto un funzionario, ma è un soggetto che deve gestire organizzazioni talvolta estremamente complesse. A Poggio Reale ci sono 2200 detenuti, deve avere la capacità di fare rete coi territori, deve avere appunto le capacità di un amministratore con competenze specialistiche anche particolarmente raffinate. Ed ancora la formazione sul versante proprio della diversità culturale e religiosa, visto che molto spesso gli agiti violenti nel contesto penitenziario nascono anche dalle differenze di paradigma culturale, antropologico ed etnico, e quindi è necessario che il nostro personale sia formato anche in questa prospettiva. Così come è necessario che il personale sia adeguatamente equipaggiato. Ho recentemente indirizzato alle organizzazioni sindacali e della polizia penitenziaria e della dirigenza penitenziaria una lettera in cui definisco in maniera dettagliata le strategie che intendiamo porre in essere sul versante sia materiale sia appunto della formazione, per consentire al nostro personale la gestione delle situazioni più critiche. Una strategia che passa anche, e questa è una richiesta forte che ci viene al nostro personale, per un addestramento anche sul versante proprio delle attività strettamente di polizia e di sicurezza. Abbiamo provveduto all'acquisto di kit antisommossa per la gestione degli agiti violenti e anche delle situazioni di vera e propria rivolta negli istituti penitenziari, che nel recente passato purtroppo abbiamo vissuto e che ci stanno facendo impegnare anche sul versante nella definizione di piani di difesa pronti a essere attivati nel caso in cui le situazioni dovessero nuovamente palesarsi in maniera particolarmente critica. Dicevo, il secondo pilastro è quello più orientato sul versante trattamentale, quindi l'attenzione al contesto detentivo. Qua ovviamente le azioni sono molteplici, è chiaro che non possiamo pensare ad un carcere dei diritti per i detenuti e dei diritti per il personale che appunto legittimamente aspira a lavorare in contesti salubri dal punto di vista proprio del clima complessivo della vita professionale. È chiaro che tutto questo passa per azioni rivolte alla qualificazione degli ambienti, azioni che in particolare siano dirette a realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di miglioramento degli apparati di sicurezza e di miglioramento degli spazi trattamentali, che stiamo realizzando anche attraverso una proficua collaborazione con la Cassa delle Ammende. Interventi ai quali si sommano una serie di iniziative che stiamo attuando per il potenziamento della videosorveglianza, nel quadro in generale di una di attenzione alla innovazione digitale, che ci ha portato recentemente a concludere un progetto di digitalizzazione degli istituti penitenziari con la fibra che siamo riusciti a portare in oltre 120 istituti e che nell'arco di un anno dovremo riuscire a portare in tutti gli istituti penitenziari d'Italia, il che consentirà poi di avviare tutta una serie di progetti sul versante della telemedicina, sul versante della didattica a distanza, sul versante della funzionalità degli istituti anche sulla base
di una serie di interessanti suggestioni contenute, suggerimenti contenuti nella Commissione per l'innovazione tecnologica istituita dalla signora Ministra Cartabia qualche tempo fa. Certo, questi interventi infrastrutturali che attengono all'edilizia penitenziaria non sempre sono facili. Ci muoviamo in un contesto che è complicato, caratterizzato da una lunghezza defatigante delle procedure, dall'incombere dei contenziosi amministrativi che ad esempio paralizzano da anni la realizzazione di istituti come San Vito al Tagliamento. Devo dire che anche la frammentazione delle competenze tra vari ministeri segna un ulteriore profilo di criticità. Non di meno l'azione del Ministero è risolutamente orientata, ne abbiamo avuto una plastica dimostrazione con l'iniziativa che ha portato attraverso i fondi complementari al PNRR alla progettazione della realizzazione dei famosi 8 padiglioni che costituiscono per noi, come dire, un orizzonte progettuale di grande rilevanza anche per quella nuova, diversa concezione degli spazi della pena che questa esperienza in qualche modo segna. Altro momento qualificante, come raccontavo oggi al Senato, della nostra particolare attenzione alla vita quotidiana che si vive negli istituti penitenziari è la nuova circolare sulla media sicurezza, un provvedimento questo molto atteso, vi erano dei lavori che da un paio d'anni erano in fase di elaborazione, finalmente siamo riusciti a arrivare ad un punto conclusivo che si è arricchito dei suggerimenti delle autorità di garanzia, il garante, delle organizzazioni sindacali, abbiamo cercato, come dire, di promuovere una discussione allargata e siamo arrivati ad un elaborato conclusivo che speravo di riuscire a sottoscrivere nella giornata di ieri, ma spero nel pomeriggio di poter finalmente varare, che appunto muove dall'ambizioso obiettivo di uniformare i regimi penitenziari che, devo dire, per quella che è la mia esperienza anche di queste settimane di incontri e di visite negli istituti, è caratterizzata invece da un'estrema frammentarietà degli interventi e da una estrema varietà dei modelli organizzativi. Quindi c'è una necessità di riconduzione ad un'unità che sappia in qualche modo anche intercettare quel bisogno di sicurezza da parte dei nostri operatori. E quindi, visto che se ne è parlato anche nella mattinata di oggi, nell'audizione al Senato, il tema sempre ricorrente nelle nostre interlocuzioni sindacali con la vigilanza dinamica, troverà eco nella circolare delle adeguate risposte, così come troverà adeguata risposta quella necessità di variare la risposta organizzativa a seconda della tipologia di detenuti che devono essere in qualche modo gestiti all'interno degli istituti penitenziari, prevedendo una articolazione o sottoarticolazione del circuito della media sicurezza che, lo dico, riguarda circa 35.000 detenuti, quindi è, diciamo, il grosso, il core business della nostra amministrazione, e che appunto troverà risposte diversificate a seconda della maggiore o minore adesione dei detenuti al percorso trattamentale. Devo dire che questo ovviamente non esaurisce certo i nostri sforzi e la nostra progettualità, siamo impegnati su quelli che sono i pilastri del trattamento, dall'istruzione alle attività ricreative, ma i dati che sono puntualmente ricostruiti sotto il profilo statistico verranno offerti con la relazione che di qui a qualche giorno sarà mia cura depositare per consentire ai signori onorevoli di poter avere appunto una contezza più approfondita di quello che andiamo facendo, ma il tema centrale è senza dubbio quello del lavoro penitenziario, che rimane appunto il pilastro del trattamento. Il lavoro è il momento appunto di più qualificante, di maggiore valenza sotto il profilo della realizzazione della persona. Qui abbiamo dei numeri che descrivono un contesto ancora non soddisfacente, per quanto, insomma, in questi anni l'amministrazione si sia proficuamente impegnata. Noi abbiamo circa 15.000 detenuti che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione e soltanto 2.300 al 31 gennaio 2021 che lavorano per l'imprenditoria privata o per la cooperazione sociale. I numeri
ancora troppo bassi se li rapportiamo a quelle che sono le opportunità che a livello normativo sono offerte, e la legge Smuraglia, che è in vigore dal 2000, consegna uno strumento molto efficace all'imprenditoria privata, consentendo alla stessa sgravi contributivi fiscali estremamente importanti, che costituirebbero appunto un'opportunità anche sotto il profilo, diciamo, operativo e della concorrenza. Questa esigenza di valorizzare il più possibile il lavoro privato è alla base di un importante accordo che è stato stipulato, di un protocollo stipulato qualche settimana or sono dalla ministra Cartabia con il ministro Colao, per l'impiego di manodopera detenuta nel settore delle telecomunicazioni. Questo è un progetto strategico che dovrebbe coinvolgere circa 2.000 detenuti, almeno secondo le nostre stime, quindi consentendo, diciamo così, al lavoro penitenziario di orientarsi in una prospettiva che sia realmente risocializzante. Arrivo rapidamente al tema della salute in carcere, che è uno dei capitoli più problematici, diciamo, fonte di quotidiani affanni per i nostri operatori, nonostante l'impegno che stiamo certamente approfondendo. Sapete che dal 2008 la sanità non è più appannaggio del Ministero della Giustizia, ma è di competenza del sistema sanitario nazionale, in particolare regionale, attraverso accordi a livello nazionale e locale tra l'amministrazione, le regioni e le loro articolazioni operative. Bene, questa sfida di civiltà che il nostro ordinamento ha voluto in qualche modo portare avanti, oggi si trova a fare i conti con significative criticità legate alla indisponibilità di personale con specifiche qualifiche. Penso agli psichiatri, che è sempre più raro riuscire a coinvolgere nella organizzazione dei servizi per la tutela della salute mentale all'interno degli istituti penitenziari, in un quadro che peraltro è in alcune realtà, penso alla Calabria, penso alla Puglia, penso alla stessa Sardegna, si connota in termini di complessiva criticità. Abbiamo istituti come la Casa di Reclusione di Opera, dove insiste un SAI, cioè un servizio di assistenza intensificata, un tempo polo di eccellenza della sanità penitenziaria, che oggi è in straordinario affanno, circostanza che ovviamente ci inquieta tanto più in considerazione che in quell'istituto vi è un reparto di detenuti che sono sottoposti a regime differenziato del 41 bis. In questo quadro tentiamo di sviluppare con alterne fortune continue interlocuzioni con le amministrazioni locali, con i presidenti delle regioni, con gli assessorati, per sensibilizzare le autorità locali dalle quali, ripeto, dipende l'erogazione dei servizi, un'attenzione, una presenza, una cura particolari. Cura e attenzioni particolari che riserviamo ad un altro tema importante, drammatico, che ci interroga ogni giorno che uno di questi eventi accade, cioè il tema dei suicidi in carcere. Noi abbiamo già dal 2012 sottoscritto in sede di conferenza unificata un primo accordo che poi nel 2017 è sfociato nel piano di prevenzione del suicidio in carcere. Stiamo attentamente, anzi devo dire che anche nella giornata di ieri abbiamo realizzato proprio un incontro in presenza con tutti i provveditorati regionali e i direttori dei principali istituti penitenziari per fare il punto della situazione e sensibilizzare gli operatori a livello locale, intanto a realizzare, a dare impulso a quei protocolli che non sempre a livello locale con le autorità sanitarie è stato possibile stipulare, ma anche per attuare laddove evidentemente questi protocolli esistono. Nel 2022 36 sono i casi di suicidio che abbiamo registrato, e questo ovviamente ci interpella e appunto ci ha indotto a questo incontro di cui ho appena dato notizia, proprio perché ci rendiamo conto che c'è una situazione di emergenza. Quello che facciamo è tanto, ma probabilmente non abbastanza, e quindi in questo senso, in questa direzione deve andare il nostro impegno. Ho preparato nella relazione scritta, che sarà mia cura depositare, un'ampia finestra sulla
diciamo così, sull'incidenza della pandemia sull'azione dell'amministrazione penitenziaria, mi soffermo unicamente su un passaggio che credo possa essere di interesse per i signori parlamentari e che riguarda sostanzialmente il destino di quelle misure eccezionali, straordinarie, che sono state introdotte nel 2020 per fare fronte alla pandemia e che poi sono state via via prorogate da successivi interventi. Devo dire che dal punto di vista dell'amministrazione, ovviamente rimettendo ogni valutazione all'autorità politica, alla quale spetta costituzionalmente ogni valutazione, ogni apprezzamento, ogni decisione finale, ecco, una stabilizzazione di talune misure, in particolare sul versante delle modalità delle comunicazioni tra il carcere e il mondo esterno, sarebbe apprezzata dagli operatori. È noto che il 31 di dicembre scadrà il termine ultimo appunto di vigenza di queste disposizioni straordinarie, ove il Parlamento ritenesse di disporre un'ulteriore proroga di questo assetto normativo, devo dire che da parte di noi operatori vi sarebbero valutazioni certamente favorevoli. In generale, ecco, devo dire che le misure approntate per la gestione dell'emergenza pandemica dal Parlamento hanno dato buona prova, non hanno consentito di segnalare almeno da ultimo significative criticità. Non mi soffermo sui temi che concernono l'alta sicurezza, rispetto alla quale avevo preparato, diciamo, una diffusa illustrazione anche dei meccanismi e delle procedure che attuiamo all'insegna della grande attenzione che ovviamente merita una fetta cospicua della popolazione detentiva, che stimiamo intorno alle 9-10.000 unità e che ovviamente all'interno della quale c'è di tutto, ma ci sono anche ovviamente esponenti di rango della criminalità organizzata, il che ovviamente ci impone un'attenzione particolare onde evitare che si creino nel contesto penitenziario delle situazioni che possano consentire il perpetuarsi di logiche di predominio criminale di organizzazioni ai danni delle altre o ai danni dei detenuti comuni. E quindi siamo particolarmente attenti con i nostri uffici della Direzione Generale dei Detenuti del Trattamento a definire delle procedure volte a differenziare anche l'allocazione nei vari istituti e nelle varie regioni delle persone, delle detenute sottoposte al circuito dell'alta sicurezza, proprio al fine di evitare che si determinino, si incistino delle situazioni di predominio criminale, anzi che si vadano a creare e che poi si possano incistare. Ora mi soffermerei invece, perché ritengo insomma possa essere di interesse per la Commissione, su un focus che riguarda i detenuti al 41 bis, un tema questo che è sempre ricorrente, diciamo, delle riflessioni dell'opinione pubblica, della politica e ovviamente anche di noi addetti all'amministrazione. Attualmente su 54.900 erano ieri detenuti ristretti nei nostri istituti a vario titolo, i detenuti sottoposti a regime del 41 bis, detenuti e internati, sono 732, per la verità gli internati sono soltanto 5, sono ristretti nell'apposita sezione della casa circondariale di Tolmezzo. Si tratta di una tipologia di detenuti rispetto alla quale particolarmente attenta è l'azione dell'amministrazione penitenziaria, che provvede intanto alla loro allocazione tenendo in considerazione quella che è l'area geografica di operatività dell'organizzazione di appartenenza, le esigenze sanitarie, le esigenze che ci pongono le autorità giudiziarie con cui abbiamo continue interlocuzioni, le procure distrettuali antimafia in particolare, in relazione a possibili divieti di incontro o incompatibilità che appunto ci impongono di differenziare l'allocazione onde evitare che si creino in alcuni istituti presenze eccessivamente dimensionate e che possano da un lato consentire quella circolarità di informazioni che il 41 bis intende evidentemente impedire, ma che poi possano anche evidentemente perpetuare delle logiche di predominio criminale. Questa è la ragione per la quale siamo particolarmente attenti sia nella distribuzione all'interno degli istituti sia poi nella
collocazione all'interno delle varie sezioni, con un focus particolarmente attento ad esempio sulla fruizione, le modalità di fruizione dell'ora d'aria e dei momenti di socialità in cui più facilmente si possono verificare le occasioni di comunicazione evidentemente non consentita. E richiamo a beneficio dei signori parlamentari, perché questo è un fenomeno interessante, almeno diciamo, interessante per chi si occupa di questi argomenti, che a partire dal 2020 magistratura di sorveglianza, giurisprudenza di legittimità e anche Corte Costituzionale sono ripetutamente intervenuti con pronunce che hanno impattato sulla circolare del 2017 sul 41 bis in relazione ad alcuni profili specifici che riguardano ad esempio gli oggetti che possono essere acquistati al cosiddetto sopravvitto con il modello 72, oppure le modalità di esecuzione dell'ora d'aria, le modalità dei colloqui da effettuare diciamo con modalità a distanza. Questo ovviamente ha determinato la necessità di un adeguamento della circolare del 2017 che già il presidente Petralia con il vice capo Roberto Tartaglia avevano fatto oggetto di una riflessione all'interno di un'apposita commissione di studio, che però non era poi esitata in un intervento di aggiornamento della circolare. Questo ovviamente, questo lavoro che la Direzione Generale dei Detenuti aveva già avviato è tuttora in corso, è una circostanza di cui ha dato notizia il direttore generale Gianfranco De Gesù nell'audizione alla Commissione Antimafia, credo la settimana scorsa, un paio di settimane fa. Quindi questo è un tema su cui ci stiamo ovviamente cimentando con particolare cautela, con particolare attenzione anche nell'interlocuzione con gli organi diciamo così esecutivi del gruppo operativo mobile, perché ancora una volta i diritti vanno sempre garantiti, ma in un contesto di attenzione alle condizioni di sicurezza che per questa tipologia di detenuti vanno particolarmente attenzionate. Ho una piccola finestra sulle REMS in relazione alle quali mi limito a segnalare ai signori parlamentari l'estrema criticità della materia. Noi come DAP abbiamo delle competenze che talvolta si enfatizzano, cioè in realtà il Dipartimento dopo la regionalizzazione del sistema dell'esecuzione delle misure di sicurezza che limitato alla ricerca, una volta che l'autorità giudiziaria ci segnala l'avvenuta applicazione della misura, della struttura dove la persona deve essere concretamente allocata. Quindi non abbiamo responsabilità gestionali che appartengono esclusivamente ancora una volta al sistema regionale, ed è una circostanza che, come è noto a chi si occupa di questi argomenti, è stata fatta oggetto di poche censure dalla Corte Costituzionale nella sentenza di quest'anno, la numero 22 del gennaio appunto del 2022, il che appunto imporrà verosimilmente una riflessione anche a livello ministeriale, parlamentare, per definire un nuovo assetto normativo ad una materia estremamente problematica. Dal canto nostro quotidianamente riscontriamo le richieste da parte delle autorità giudiziarie, interloquiamo con non poche difficoltà con il sistema sanitario regionale, ci siamo però attivati a fronte di un bisogno che è effettivo di spazi, di luoghi dove collocare persone che hanno certamente bisogno di un intervento terapeutico ma che per i loro trascorsi manifestano profili di pericolosità sociale, secondo quella che è la valutazione che il giudice ha compiuto. E devo segnalare, ma credo la circostanza sia nota, ma mi piace ribadirla, la recente istituzione a Calice al Cornoviglio di una REMS che dovrebbe appunto consentire, derogando al principio di territorialità, di dare ossigeno ad una situazione caratterizzata da lunghe liste d'attesa che a livello locale quotidianamente registriamo. Così come attendiamo con particolare attenzione e forti aspettative l'apertura di una REMS a Girifalco in provincia di Catanzaro, rispetto alla quale ci sono ancora delle difficoltà di ordine logistico che speriamo a breve di superare. Il terzo pilastro, e mi avvio alla conclusione per poi sottopormi volentieri alle richieste di approfondimento,
riguarda la partecipazione della comunità esterna. Un'idea di carcere che sia veramente strumento, oltre che di sicurezza, ma di riabilitazione e quindi di attuazione della promessa costituzionale dell'articolo 27 terzo comma, non può prescindere da una integrazione con i nostri territori. Dicevo stamattina in Senato, il carcere deve tornare ad essere problema politico, cioè problema della polis, problema delle nostre comunità, delle nostre città, che insomma devono farsi carico di quella necessità di portare servizi all'interno del carcere, di integrarsi con l'azione dell'amministrazione penitenziaria, che costituisce, diciamo, la chiave di volta di una concezione moderna del carcere e della pena detentiva. Ho già ricordato il fondamentale apporto che le articolazioni territoriali dei servizi sanitari possono assicurare nella garanzia del diritto fondamentale alla salute, anche con riferimento al sistema delle REMS, non soltanto alla salute tout court, ma ovviamente questo è solo un ambito, e soprattutto si tratta di una delle possibili azioni che sono comunque necessarie. L'altra è quella che vede un coinvolgimento forte del terzo settore, delle associazioni che, come Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, abbiamo coinvolto in decine di protocolli e che ci danno una mano estremamente importante, soprattutto nel sostegno a quella fascia di popolazione detentiva che Margara, Alessandro Margara, insomma, maestro al quale pensiamo sempre con accenti e sentimenti di riverenza, chiamava l'area della detenzione sociale, cioè soggetti che sono dei marginali sociali che sono finiti nel circuito giudiziario e poi dell'esecuzione penale per comportamenti certamente di violazione delle norme penali, ma che, come dire, trovano la loro scaturigine da situazioni appunto di marginalità, da situazioni di disagio umano e sociale. Quindi i protocolli con la Conferenza Nazionale del Volontariato Giustizia, con la Comunità di Sant'Egidio, la Caritas, la Croce Rossa Italiana e tante altre comunità costituiscono un orizzonte progettuale con cui l'amministrazione penitenziaria intende impegnarsi. Fondamentale in questa direzione è stata la recente sottoscrizione di un accordo in sede Conferenza Unificata Stato-Regioni volto alla implementazione di forme di intervento integrato sul versante dell'assistenza sociosanitaria alla persona, stipulato lo scorso mese di aprile, cui ha fatto seguito recentissimamente la stipula di un protocollo a firma della signora ministra Cartabia e del presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga, che hanno istituito appunto una sorta di cabina di regia, un organismo che ha il compito di coordinare l'azione dei vari attori che a livello centrale, a livello regionale, devono mettere in pratica questi interventi di assistenza sociale, sanitaria e anche lavorativa alle persone, perché le energie sui territori ci sono, ma sono spesso, come dire, disperse mille rivoli, mancano i momenti di unificanti e di gestione complessiva. Nell'ambito, e mi avvio alla conclusione, delle iniziative, degli istituti che incentivano la partecipazione della comunità esterna, vi sono anche le visite negli istituti penitenziari, visite contemplate dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario come momenti che, in base ai principi delineati dall'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario sulla partecipazione, la valorizzazione della partecipazione alla comunità esterna alla vita degli istituti penitenziari, sono finalizzati a consentire a figure di garanzie, a privati, associazioni, uno sguardo all'interno di quella che è la vita dei nostri istituti penitenziari per verificarne la corrispondenza a quelli che sono i parametri stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi. Ora, di queste visite si è recentemente parlato con riferimento all'autorizzazione che l'amministrazione penitenziaria ha dato, io in persona ho dato, a delle associazioni
l'Associazione Nessuno Tocchi Caino è Partito Radicale Italiano in relazione alla visita che è stata effettuata in 5 istituti penitenziari della Regione Sardegna, 2 dei quali, quello di Sassari e quello di Nuoro, presentano reparti che ospitano detenuti sottoposti al regime differenziato dell'articolo 41 bis. Autorizzazione che è stata data unicamente all'espletamento di visite all'interno degli istituti, che hanno quella specifica funzione che ho prima delineato e che non devono essere confusi, come a volte si fa anche per la complessità tecnica della materia, che è poco conosciuta, devo dire, anche tra gli addetti ai lavori, dei colloqui, che sono un istituto giuridico completamente diverso, che risponde a un regime giuridico differente, ad una funzione diversa, modalità esecutive completamente distinte. Ora, le visite hanno la funzione che ho prima ricordato, che è poi una funzione che le norme specificamente individuano, capire quali sono le condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari. Visite che, come dicevo, possono essere realizzate da alcune figure di garanzia senza autorizzazione, oppure anche da terzi soggetti che l'amministrazione penitenziaria può, con un apprezzamento discrezionale, autorizzare all'ingresso, che appunto invece hanno bisogno di un espresso provvedimento che consenta loro l'ingresso all'interno dell'istituto. Ingresso a seguito del quale, dopo la circolare del 2013 firmata dal Presidente Tamburino, pacificamente può accompagnarsi una forma di interlocuzione diversa dal colloquio con le persone detenute. Questa è una circostanza pacifica nelle circolari che peraltro contemplano espressamente, in particolare quella del 2013, la possibilità di una visita estesa anche ai reparti del 41 bis. Visita che in questi anni vi è stata ripetutamente. Il sottosegretario Sisto, nella risposta al question time, ha ricordato che alcune di queste occasioni in cui delegazioni in genere proprio del Partito Radicale venivano autorizzate ad entrare nei reparti del 41 bis e avevano l'occasione di queste brevi interlocuzioni diverse dai colloqui con le persone detenute. Io sono in grado di riferire, e l'ho già fatto questa mattina nell'audizione alla Commissione al Senato, di numerose altre occasioni in cui questi ingressi e queste interlocuzioni vi sono state. I signori onorevoli perdoneranno la elencazione, forse un po' pedante, però ricordo che il Partito Radicale Italiano è entrato a Tolmezzo il 17 maggio del 2014, è entrato nell'istituto di Parma il 7 gennaio 2015, è entrato a Cuneo l'8 giugno 2015, il Movimento Radicale Italiani è entrato all'Aquila il 27 marzo 2016, a Novara il 14 giugno e il 4 dicembre del 2016. Il Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito è entrato a Viterbo nell'aprile del 2019. La Commissione Carcere delle Camere Penali è entrata nel nuovo complesso di Rebibbia nel giugno del 2017. Quindi provvedimenti autorizzativi che si sono registrati in momenti diversi, firmati da capi del Dipartimento diversi, diversi vicecapi, diverse direzioni generali dei detenuti del trattamento. Questo lo dico perché da notizie di stampa sembrava che in 30 anni non fosse mai entrato nessuno. Ecco, questo francamente non trova riscontro in questa pur breve ricognizione che ho potuto effettuare, anche data la brevità del tempo che avevo a disposizione. Una ricerca non sempre facile, anche per un'informatizzazione non, come dire, che stiamo cercando di consolidare e di rafforzare, ma insomma, solo queste sono 10 ipotesi, 10 situazioni in cui l'ingresso è avvenuto. Abbiamo i rapporti della Polizia Penitenziaria e delle direzioni, e in numerose occasioni i visitatori, tra cui devo dire una in particolare, Rita Bernardini, ricorre anche nelle visite a Sassari e Nuoro, hanno pacificamente avuto la possibilità di incontrare i detenuti e anche di scambiare dei brevi scambi. Ora, devo dire che peraltro questa possibilità è stata data anche a delle organizzazioni estere, delle delegazioni estere.
Il 41 bis, che è strumento che suscita evidentemente interesse dal punto di vista normativo anche a livello di altri paesi che si stanno purtroppo trovando a dover fronteggiare la minaccia mafiosa, e quindi alcune delegazioni sono venute in Italia per studiare i nostri reparti dal 41 bis e noi gli abbiamo consentito di entrare, benché anche in quel caso si trattasse di soggetti che non rientravano nella previsione dell'articolo 67. Anche in quel caso l'amministrazione, con un esercizio di discrezionalità, ha ritenuto che fosse utile e importante che ci potesse essere questa occasione di conoscenza. Nel caso specifico che ha dato origine alle legittime richieste di chiarimento e di approfondimento da parte anche dei signori parlamentari, l'ingresso è stato consentito in maniera appunto conforme intanto ad una esperienza e ad una pratica che negli anni si era consolidata, ma è avvenuto nel pieno rispetto della normativa vigente, secondo quanto ci è stato segnalato dai reparti operativi mobili che hanno seguito costantemente la visita che si è svolta alla presenza del personale, che secondo quelle che sono le procedure previste sia dalle norme sia dalle circolari sarebbero dovuti intervenire in presenza di situazioni e di comportamenti non consentiti da parte degli ospiti, comportamenti che peraltro non sono stati registrati secondo quanto il personale del GOM ha puntualmente riferito. Insomma, parliamo del personale di elite della polizia penitenziaria, che insomma la cui professionalità credo sia al di sopra di ogni considerazione, e che hanno, posso citare testualmente il rapporto, registrato che la visita si è svolta assolutamente in assenza di qualunque anomalia. I rapporti raccontano di interlocuzioni che avevano oggetto le condizioni di salute, c'era chi si lamentava perché affetto da patologie oncologiche non veniva a suo dire adeguatamente, non riceveva a suo dire adeguate cure, adeguati controlli, c'era chi si lamentava del mancato intervento dell'odontoiatra, chi lamentava di aver trovato dei vermi nel cibo che gli veniva somministrato. Informazioni puntualmente riportate nei rapporti e devo dire puntualmente anche riportati nel report che la dottoressa Rita Bernardini ha successivamente trasmesso con atteggiamento pienamente istituzionale al Dipartimento, che ha avviato le sue verifiche, ha riscontrato che in qualche caso ciò che i detenuti lamentavano non era assolutamente vero, il tutto si è svolto in maniera diciamo priva di qualunque elemento di criticità. Volevo a questo riguardo sottolineare che l'idea di un allentamento, di un arretramento rispetto ai temi del 41 da parte dell'amministrazione penitenziaria, del Ministero e del Governo è destituita di qualunque riscontro in fatto. Noi siamo perfettamente consapevoli che la grande criminalità organizzata è una minaccia per le istituzioni democratiche, partecipiamo del sistema della sicurezza insieme. O Di Maio si va avanti senza Movimento 5 Stelle. Onorevole Conte, per cortesia, chiude il microfono. Posso? Sì, ma mi sto avviando a concludere. Partecipiamo insieme alle altre forze di polizia del sistema della sicurezza, ci stiamo attrezzando per la riforma dell'articolo 4 bis, che è un altro tema che credo ai signori parlamentari interessi particolarmente, ci stiamo attrezzando perché è possibile che con il venir meno del regime dell'ostatività il numero delle richieste di benefici possa significativamente aumentare, il che stresserà significativamente le nostre strutture amministrative, le nostre articolazioni che sono destinate all'osservazione penitenziaria. Infatti ci stiamo attrezzando, stiamo ragionando sulla individuazione di protocolli specifici per l'osservazione, siamo pronti diciamo a mettere al servizio della magistratura di sorveglianza, che dovrà poi decidere, il patrimonio conoscitivo che siamo stati in grado di acquisire e di elaborare criticamente attraverso i nostri operatori. Quindi per sintetizzare, il 41 bis è uno strumento indispensabile, è uno strumento del quale nell'attuale contingenza storica e sicuramente nei prossimi anni non potremo assolutamente fare a meno, è uno strumento che anzi è oggetto di attenzione anche da parte di altri ordinamenti. In ogni caso
la nostra attenzione è assolutamente vigile e lo abbiamo dimostrato concretamente allorché qualche settimana dopo la visita negli istituti sardi da parte del Partito Radicale abbiamo ricevuto un'analoga richiesta di ingresso a Roma Rebibbia della stessa delegazione, stavolta integrata da una delegazione medio orientale, mi pare libanese. In quel frangente abbiamo negato l'accesso ritenendo che non vi fossero adeguate garanzie di sicurezza. Riprova che valutiamo caso per caso e che non, come dire, siamo molto attenti e sul pezzo. Io credo di aver concluso, sono ovviamente a disposizione per qualunque richiesta di approfondimento. Grazie. Grazie dottor Rinaldi per la sua relazione. Allora, come d'intesa, chiederò ai colleghi di contenere il loro intervento 5 minuti a gruppo. Onorevole Paolini, certamente interverrà lei per primo. Avviserò i colleghi, so che interverrà lei per primo per il gruppo Lega. Le do subito la parola, la avviserò 30 secondi prima dello scadere dei 5 minuti affinché possa avviarsi conclusione. Ovviamente dovrò essere un po' fiscale perché i tempi non ci consentono molta elasticità. Onorevole Paolini, prego. Grazie Presidente, mi sentite innanzitutto? Sì, vada tranquillo, nel caso avviso i colleghi che qualora ci fossero difficoltà nel collegamento interverrò io. Prego Onorevole Paolini. Intanto ringrazio il dottor Rinaldi per la sua estesa relazione che è molto interessante sotto vari profili. Gli ricordo così a titolo di aggiornamento, se gli è sfuggito dati tanti impegni, che proprio ieri o stamattina un detenuto a Sollicciano ha scagliato olio bollente in faccia a un agente di polizia penitenziaria, cosa questa che è certamente gravissima e pericolosa. Apprendo da lui che a Sollicciano, sempre a Sollicciano, abbiamo un 70% di detenuti stranieri, cosa che farebbe aprire moltissime domande, però non è questa la sede. In particolare con riferimento alla visita, per cui ci sono stati vari interventi sulla stampa, anche suoi, in particolare mi riferisco al Fatto Quotidiano domenica 10 luglio, nel quale lui ha chiarito alcuni aspetti e in modo assolutamente vero, come oggi ci ha confermato. Però c'è una domanda che io per prima vorrei porgli. Mi risulterebbe che nella delegazione di Nessuno Tocchi Caino in visita ai carceri di Sassari e Nuoro, ai 41 bis in particolare, c'erano anche due avvocati del foro di Sassari. Chiedo se è vero, se non è vero. Secondo, risulterebbe sempre dall'intervista, lo dichiara l'ex capo del TAP Basentini, che al signor Bagarella sarebbe stata chiesta una opinione sull'ergastolo ostativo da parte sempre della delegazione di Nessuno Tocchi Caino, cosa che mi pare francamente curiosa, come chiedere all'hostess se è buono il suo vino. Ma a parte queste osservazioni che sono sostanzialmente relative a un episodio a cui portata probabilmente è stata sopravvalutata dalla stampa, il punto su cui vorrei alcuni approfondimenti è questo. Innanzitutto, se ritiene necessario e utile un intervento per riportare la sanità regionalizzata, diciamo così, all'interno del circuito penitenziario, cioè ritornare indietro, anche se in parte devo dire che il suo riferimento alla remotizzazione via telematica della medicina può in parte risolvere molte tematiche, perché in commissione antimafia, in particolare del comitato che approfondisce le tematiche relative al 4 bis e quindi al tutto il circuito della alta sorveglianza dei 41 bis, è emerso che da tutti gli operatori che quello della sanità esterna è un problema sentito che comporta anche un notevole dispendio di energia, perché uno dei modi che ha qualche detenuto, ce l'ha esplicitato espressamente, che Marco visita, mi devono portare in due o tre all'ASL a fare il controllo e quindi la mattinata, diciamo così, viene persa non solo per una visita, a volte per cose bagatellari, come si dice, ma soprattutto che comporta un notevole dispendio di forze e personale per l'amministrazione. Quindi sul punto chiederei se c'è da parte dell'amministrazione un orientamento a tornare indietro, almeno per le questioni più di minore gravità, evidentemente.
Altro problema, quello del GOM, che soffrirebbe, anzi soffre, come ci hanno ripetuto esponenti apicali di quello specifico corpo, di carenze di personale e anche carenze di formazione. Anche qui chiedo qual è lo stato dell'arte. In ultimo, vorrei capire se ci sono in atto delle strategie alternative relative alla promiscuità dei detenuti. Proprio qualche giorno fa un collaboratore di giustizia molto importante, in modo sorprendente almeno per me e anche in modo diciamo molto netto, ha detto: è una follia che nei carceri italiani, io che ero quando ero dentro un personaggio di notevole spessore criminale, mi trovo nella stessa cella con quello che dentro per una sciocchezza, quello che è di caratura criminale immensamente inferiore alla mia, e con un effetto da un lato di che questo si terrorizza, dall'altro 30 secondi onorevole Paolini, dall'altro che consente a me, criminale di un certo spessore, abbiamo detto che ci sono 15.000 circa detenuti in regime di alta sicurezza, di fidelizzarlo, comunque di tentare di reclutarlo e quindi di trasformare un detenuto poco pericoloso in qualcuno che poi diventerà braccio operativo per organizzazioni ben più pericolose. Ecco, le chiedo a che punto è il meccanismo di effettiva separazione dei circuiti di esecuzione della pena per tipologie di detenuti. Mi fermo qui, avrei tante altre domande, ma il tempo stringe. La ringrazio anticipatamente. Perfetto, onorevole Paolini, la ringrazio molto. Onorevole Sarti, prego. Sì, Presidente, io prima ho un intervento sull'ordine dei lavori, semplicemente per chiedere eventualmente, dato che siamo in tanti e le risposte magari alle nostre domande avranno bisogno di ulteriori interlocuzioni o verifiche, chiederei eventualmente se c'è la possibilità e se ci fosse la disponibilità a poter trovare un altro momento, un'altra seduta con il dottor Rinaldi nel caso in cui non vengano date tutte le risposte alle domande che stiamo ponendo, insomma, per avere un'altra interlocuzione nel caso in cui ci sia bisogno. Passando alle domande, al mio intervento, io, dottor Rinaldi, sono contenta che abbia iniziato citando giustamente tutte le assunzioni e sull'organico e tutte le assunzioni che sono in corso. Ricordo che queste sono tutte assunzioni e piani assunzionali disposti dai governi Conte 1 e Conte 2, interamente finanziati in quei governi grazie all'intervento dell'ex ministro Bonafede, e che oggi stanno continuando, così come il progetto per quegli 8 padiglioni che è stato inserito adesso nel PNRR. All'inizio non era possibile perché l'Europa ci diceva che non potevano esserci interventi relativi alle carceri, però poi grazie agli interventi che ci sono stati, questi progetti sugli 8 padiglioni sono andati avanti, quindi di questo siamo enormemente felici, però è un bene che si continui nella direzione dell'assunzione e della copertura della pianta organica, andando oltre ovviamente, perché ci sono anche delle assunzioni in piani straordinari che devono essere fatte, dato che per coprire il turnover che c'è con i pensionamenti, questo è un problema che insomma lei conosce benissimo e sa benissimo che purtroppo c'è stata una scopertura drammatica nel corso di questi anni. Passo ai problemi di sicurezza che si legano ovviamente all'organico, perché insomma è notizia di ieri dell'ennesima aggressione ai danni di un agente nel carcere del Lucerdone, purtroppo lo dico fra virgolette sequestrato e poi ovviamente rilasciato grazie all'intervento di altri agenti da parte di un detenuto. Io le chiedo, noi abbiamo l'articolo 14 bis dell'ordinamento penitenziario per i casi ovviamente di insomma comportamenti duri da parte di alcuni detenuti, però che cosa viene fatto per agire tempestivamente, se ci saranno degli interventi che prevedete per cercare di evitare il più possibile che ci siano queste situazioni sia ai danni degli agenti e sia ovviamente anche dall'altra parte, quando ci sono comportamenti e abusi da parte degli agenti nei confronti dei detenuti. Quindi che cosa prevedete? Dopodiché chiederei, se possibile, e poi sarà ovviamente a disposizione di tutti, però chiederei di acquisire anche in commissione la circolare sulla media sicurezza che verrà che entrerà in vigore, che verrà firmata presto, per averne contezza anche noi ed esaminarla all'interno della commissione. Dopodiché sulla
Invece sulla circolare relativa al 41 bis che citava del 2017, noi, dottor Rinaldi, già in quella fase nel 2017, quando ci fu l'emissione di quella circolare, criticammo quella scelta perché per la prima volta venivano messe per iscritto tante cose che in realtà avrebbero, secondo noi, portato a dei ricorsi drammatici, ad un aumento ovviamente dei ricorsi da parte degli avvocati, dei detenuti in sede giurisdizionale. Così infatti è stato, perché giustamente insomma ci sono i reclami dovuti. Allora io però le chiedo una cosa: piuttosto che ritornare magari sempre, perché poi ci sarà bisogno magari di aggiornare continuamente la circolare su 41 bis a fronte delle pronunce giurisprudenziali, che cosa si sta facendo per potenziare invece l'ufficio quinto e dotare l'amministrazione penitenziaria delle dovute personalità e dei dovuti strumenti per rispondere adeguatamente ai ricorsi che vengono posti dai detenuti, alle domande che vengono fatte, in modo tale da evitarli poi i ricorsi successivi alla Corte di Cassazione o quant'altro. Quindi sul potenziamento dell'ufficio quinto, secondo noi, è importante invece intervenire celermente. Le chiedo inoltre sul piano antidroni che cosa si sta facendo, se si sta andando avanti. Infine, sulle visite e sugli ingressi, veniamo al punto più importante. È chiaro che tutti noi siamo consci della differenza tra visite e colloqui, non è mai stato messo in discussione questo. Il punto vero è che si sta facendo passare, a nostro avviso, il fatto che le visite nelle sezioni di 41 bis siano la normalità, quando normalità non è mai stata. E le cito a proposito sia la risposta che ci venne data e che chiedo di acquisire a una commissione nel 2017 da parte del precedente governo, quando era ministro Andrea Orlando, in cui si diceva chiaramente che le cito proprio testualmente ciò che veniva scritto e risposto alla nostra interrogazione in seguito proprio a una visita che era stata fatta, ci veniva detto: è necessario ad ultimo evidenziare che, secondo quanto riferito dall'articolazione ministeriale competente, è prassi consolidata che le autorizzazioni alle visite escludono esplicitamente la possibilità di accesso alle sezioni destinate ai detenuti sottoposti a regime speciale disciplinato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Nel 2019, anche qui chiedo di acquisire sia la nota dell'ex capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, sia la relazione allegata, non c'è stata nessuna autorizzazione all'accesso alle sezioni da parte dell'ex capo dell'amministrazione penitenziaria. Si è trattato di un accesso che in realtà era consentito all'interno delle carceri, ma non nelle sezioni. Era stato un equivoco ed è stato chiarito, perché l'ok l'aveva dato l'ex capo del direttore generale del trattamento detenuti. E a parte questi due episodi, che sono quelli specifici, per ciò che riguarda sia la circolare del 2013 di Tamburino, sia tutto quello che è successo dopo, è proprio contrario in realtà è contrario all'ordinamento penitenziario il fatto che si possano avere delle conversazioni che non rientrano nella ordinaria, mi faccia finire Presidente, prego, che sfocino in conversazioni che non c'entrano nulla con le condizioni di salute dei detenuti all'interno del carcere. Questo è il punto vero. E l'altra cosa è che non può, attraverso un permesso generico, non si possono avere accessi alle sezioni di 41 bis, altrimenti saremo in una situazione dove chiunque può chiedere un permesso per visitare un carcere e poi tranquillamente farsi una visita e portare messaggi all'interno anche a detenuti sottoposti al regime di 41 bis, quando questo non è prerogativa. Finisco con il chiedere anch'io chi faceva parte di questa delegazione, perché un conto sono i colloqui tra avvocati e detenuti, che sono regolari e possono regolarmente avvenire, su cui nessuno può dire una parola, giustamente, ma quando un avvocato che difende detenuti al 41 bis entra in carcere insieme ad un'associazione per chiedere poi ai detenuti di iscriversi a quell'associazione, e si parla anche di norme come la riforma dell'ergastolo ostativo che interessano proprio quei detenuti al 41 bis, mi dispiace dottor Rinaldi, ma siamo in una situazione, secondo noi, di pericolo, di sicurezza, grazie, di pericolosità sociale, grazie, per la sicurezza nelle carceri. Le chiedo cosa volete fare per evitare che questa diventi una prassi e non che siano casi, grazie, eccezionali. Grazie onorevole Sarti. Onorevole Verini. Grazie. Intanto un flash, ringrazio il dottore Moldi per l'esposizione che ho trovato puntuale e seria, e soprattutto in linea con una concezione costituzionale dell'ordinamento penitenziario. Ricordo che la ministra, in una recente visita al carcere di Bollate, ha usato due termini
carcere costituzionale come auspicio naturalmente e second chance come essenza di quella che dovrebbe essere la pena, cioè rieducativa e riabilitativa. La sua esposizione a mio giudizio è andata in questa direzione e tuttavia dalle esposizioni poi occorre passare ai fatti naturalmente, e non è solo in carico al DAP ma è evidentemente in carico al governo, al ministro, al Parlamento. A questo proposito io invece, per quanto riguarda più da vicino alcune competenze del Dipartimento, io credo che lei ha citato la imminente o comunque la prossima copertura di alcuni ruoli di direttore. Ecco, io credo che sarebbe una cosa fondamentale chiudere con la pratica degli scavalchi, perché ci sono non solo in alcune realtà, ma in troppe realtà di questo Paese, istituti penitenziari che non hanno una direzione effettiva. E lei sa meglio di me, direttore, quanto sia importante una presenza quotidiana, fissa, come interlocuzione dei detenuti e anche del personale di polizia penitenziaria o delle altre mansioni che vengono ricoperte lì dentro le carceri. La stessa cosa, anche se so bene la logica che informava quelle scelte, anche in certe realtà anche il rapporto con i provveditorati è troppo lontano dagli istituti penitenziari. È vero che si tratta di figure diverse da quelle del direttore e comunque è auspicabile che le figure e comunque il personale dei provveditorati siano il più, anche se accorpati, i più vicini possibili alle esigenze quotidiane degli istituti e non soltanto le comunicazioni ed è necessario che non avvengano soltanto a distanza. Vivere, sapete meglio di me anche questo, vivere la situazione è già molto un passo in avanti per le soluzioni possibili. C'è il tema, io condivido e mi auguro che, ma qui è competenza di governo e Parlamento, anche che i temi del lavoro ai detenuti, i temi dell'affettività, i temi della comunicazione da implementare con i familiari, insomma, e i temi della didattica, delle attività sociali e teatrali vengano implementate. C'è un tema di risorse, un tema di personale, ma c'è anche un tema di volontà politica. Per quel carcere costituzionale, a mio modo di vedere, occorre che su questo si investa molto. Ci vuole volontà politica e ci vogliono risorse. Io ho chiesto pubblicamente e personalmente alla Ministra anche di non limitarsi ad applicare con regolamenti gli esiti della Commissione Ruotolo, pur importanti e importanti da fare, ma anche di avere voglia e coraggio, e per quanto ci riguarda siamo pronti a sostenerla, di emanare un decreto. I decreti si emanano per necessità e urgenza, che risolva anche alcune questioni aperte normativamente e che quindi non regolamentari. Quelle si possono risolvere subito in altro modo. Penso, per esempio, non vorrei, ammesso che ci sia ancora questo Parlamento e questo Governo, non vorrei dover presentare al prossimo mille proroghe una nuova emendamento per prorogare la semilibertà per i detenuti che già ne godono in seguito alla vicenda Covid e che non tornano a dormire e che sarebbero dovuti. Non c'è stato nessuno di questi che ha violato la semilibertà e il fatto che non dormissero in carcere. Sarebbe crudele pensare di farli tornare ad... Allora, se ci si pensa prima, senza rincorrere il mille proroghe, sarebbe un fatto di civiltà. Cito solo questo come esempio. Infine, un'altra domanda che le voglio fare anch'io, si riservi pure di rispondere successivamente o per iscritto in una precedente seduta, se non ci sono oggi le condizioni. La videosorveglianza e la formazione del personale vanno di pari passo. La formazione del personale è decisiva. Io, una trentina di secondi. Si debba dire grazie alla polizia penitenziaria, però il tema della formazione è fondamentale, e così come però bisogna aiutare la polizia penitenziaria, soprattutto in tempi di vigilanza dinamica, che non va rinnegata a mio modo di vedere, e anche potenziare ovunque la videosorveglianza. 41 bis e ho finito. È un tema che ha fatto discutere. Io penso che insomma, alcune già risposte sgomberino il terreno da alcune preoccupazioni, però è giusto che ci sia totale assoluta trasparenza anche su quelle visite. Aggiungo, la legislazione antimafia
dell'Italia, è tra le migliori, forse la migliore europea, viene copiata o comunque viene, ma abbiamo alcune particolarità, anche quella del 41 bis, ma il 41 bis, come altri momenti della legislazione, deve servire a evitare che ci siano contatti con i legami associativi, che ci siano possibilità di trasmettere pizzini, che ci siano possibilità. Non è una vendetta il 41 bis, quindi se all'interno di garanzie di assoluta sicurezza, che non ci siano colloqui che non debbano essere fatti, che non ci siano trasmissioni in entrata e in uscita di messaggi che possono essere utili ai legami associativi, io penso che sia giusto che magistrati di sorveglianza, dipartimento, insomma, facciano anche per il 41 bis quello che deve essere comunque un carcere, che è pena, che è comunque non è vendetta. Grazie. Chiudo, no, l'ultima, mi scuso, prego, e chiedo davvero scusa, prego, perché voglio perché completare. Poi sottraiamo tempo al dottor Rinaldi. Ha ragione, prego. Però il dottor Rinaldi, se vuole, può anche replicarci successivamente. Ecco, quindi no, su 41 bis intendo, questo lo devo dire, cioè, questo le chiediamo anche noi, direttore, di essere rigorosissimo, come del resto, perché poi le visite sono state fatte. In ogni caso, penso anche, e qui lo dico, che Nessuno Tocchi a Caino non sia un'associazione sospetta, è un'associazione che comunque la si giudichi, svolge un ruolo per rendere un po' più umana la condizione carceraria. Quindi anche da questo punto di vista io sarei meno preoccupato della presenza di figure come Rita Bernardini nelle carceri italiane, perché grazie. Quella presenza migliorano onorevole la condizione carceraria, grazie, non la peggiorano. Grazie onorevole Verini, grazie mille. Onorevole Giannone, interviene lei per Forza Italia, onorevole Giannone? Scusate colleghi, onorevole Giannone intende intervenire? Sì, scusi Presidente, che non sono, ho scaricato il computer e sono al cellulare, quindi non prende bene e non riesco neanche a mettere il video, altrimenti non prende. Intende intervenire? Sì, guardi, io volevo, se vi sentite bene... Sì, la sentiamo, prego video, onorevole Giannone, se deve intervenire prego. Perfetto, grazie. Guardi, sì, intanto ringrazio sia lei Presidente, sia il direttore che è venuto a fare questa interessante, cioè ci ha spiegato effettivamente molte cose che magari non, delle quali non siamo sempre al corrente. Per me è molto interessante avere anche un'opinione un po' più approfondita su quello che è il ruolo che di norma le nostre carceri dovrebbero avere, cioè quello di rieducare i detenuti, perché si è parlato tanto all'inizio della sua di questa sua interlocuzione di quello che dovrebbe essere svolto all'interno delle carceri e di un maggiore aiuto anche da parte di quelle figure professionali che appunto dovrebbero fare in modo che si possa andare a comprendere che tipologia di persone appunto arrivano nelle carceri e poter lavorare su di loro per evitare, insomma, che si uniscano alla criminalità anche organizzata e invece possano tornare all'interno della società e vivere in modo diverso, quindi reintegrarsi in modo corretto. Ci sono delle proposte di legge che sono state depositate effettivamente in questa legislatura che vanno proprio in questo senso e quindi volevo sapere che cosa intende fare anche per migliorare queste condizioni e magari avere una possibilità di un numero maggiore di queste figure professionali e quindi fare in modo che effettivamente il carcere possa servire concretamente ed effettivamente nel rieducare e reintegrare nella società appunto i detenuti. Per quanto riguarda invece la questione del 41 bis, io diciamo che in qualche modo mi collego a quello che sarò già detto dai colleghi prima di me, per avere maggiori informazioni su quanto accaduto appunto in Sardegna e del quale si sta parlando tanto in questi giorni anche a livello di organi di stampa. Grazie. Grazie onorevole Giannone. Onorevole Varchi, mi sente? Sì, grazie Presidente. Buongiorno onorevole Varchi, come d'intesa Fratelli d'Italia avrà qualche minuto in più rispetto ai 5, prego. Grazie Presidente. Allora spero che mi sentiate anche voi,
Parto dall'ultimo degli argomenti che è stato affrontato, ossia l'aspetto delle visite negli istituti penitenziari sardi. Io, per carità, ringrazio il dottore Rinaldi per la franchezza con la quale ci ha parlato, però devo dire che, a dispetto delle rassicurazioni ricevute dal sottosegretario nel corso del question time che abbiamo svolto ieri, io lascio questa audizione un po' preoccupata, perché pare, noi ieri avevamo capito che non c'erano stati contatti, oggi invece apprendiamo che contatti vi sono stati. Quindi io vado per punti, lasciando ad altra sede le mie considerazioni. Uno, chi faceva parte di questa delegazione? Se è vero, come riportato da organi di stampa, che vi erano anche avvocati, difensori di soggetti detenuti al 41 bis. Due, quali sono stati gli argomenti affrontati? Dopodiché, sul punto, Presidente, dottore Rinaldi, ho visto che lei è appassionato di lavori parlamentari, quindi forse ha visto che nel corso degli esami sulla modifica all'istituto 4 bis dell'ordinamento penitenziario, io ho citato tra i casi proprio quello di Loluca Bagarella. Probabilmente intuisce che io le parlo da Palermo, a pochi chilometri da Corleone, e se la dottoressa Bernardini avesse chiesto, io le avrei risposto che non serviva andare a Sassari a chiedere a Bagarella cosa pensi del 41 bis, perché lo ha già detto leggendo il famoso papello nel corso di un processo. Quindi qua il tema mi pare molto chiaro. Noi dobbiamo capire se a questa legislazione antimafia, nata sulla spinta emergenziale delle rafforzata anche dopo le stragi del 92, noi crediamo, noi la vogliamo mantenere, o andiamo verso un progressivo sfilacciamento di queste misure? La volontà politica di Fratelli d'Italia è stata chiaramente espressa anche nel corso dei lavori d'aula, e devo dirle che questa audizione purtroppo rafforza i miei timori. Quindi, chi faceva parte di questa delegazione, quali detenuti ha incontrato, di cosa hanno parlato, cosa è scritto nel report? Queste sono le cose che noi gradiremmo conoscere. Sull'excursus normativo e sui precedenti, io credo che quelli citati non possano considerarsi veri e propri precedenti. Non spreco altro tempo, perché già i colleghi prima di me hanno diffusamente spiegato perché non possono essere considerati precedenti. E su questo passaggio io mi sento di chiudere, e permane la mia forte contrarietà alla decisione assunta dal Dipartimento che lei oggi rappresenta. Per quanto riguarda invece il pianeta carcere, io non credo che debba automaticamente esservi una contrapposizione tra i detenuti e la polizia penitenziaria. Io credo al contrario che il Dipartimento abbia lo scopo preciso di mantenere il pianeta carcere in perfetto equilibrio. Proprio oggi è in corso una protesta di tutte le sigle sindacali con il prefetto, con il provveditore a Trapani per le condizioni di quell'istituto. C'è stata l'ennesima aggressione a Lucciardone, che a mio avviso, l'ho detto, scritto, l'ho visitato più volte personalmente, non dovrebbe nemmeno restare aperto. Ritengo gli interventi degli 8 padiglioni, ma ebbi modo di spiegarlo già al ministro Cartabia, assolutamente insufficienti. Ritengo che il piano assunzionale varato dai governi precedenti e dalle precedenti guide del DAP sia insufficiente, perché la carenza di organico non solo è dei 4.000 del fabbisogno rispetto all'organico, che è stato falciato dai tagli della legge Madia. Quindi una serie di concause che oggi portano ad una carenza di organico che solo parzialmente sarà sanata da questo piano assunzionale varato dai governi precedenti. Quindi ora il tema, e lo dico con la libertà di chi si è sempre occupata di tutti gli aspetti che riguardano il pianeta carceri, c'è depositata agli atti una mia proposta di legge sui responsabili del trattamento, quindi noi non siamo convinti che si debba del tutto abdicare alla funzione rieducativa, ma certamente siamo consapevoli del fatto che chi lavora all'interno di questi istituti debba avere la priorità nell'attività del Dipartimento. Quindi io credo che le continue aggressioni non siano un effetto della mancanza di formazione
degli agenti, ma siano piuttosto un problema di mancata sicurezza nelle carceri. Sicuramente il sistema della vigilanza dinamica ha influito, ha inciso negativamente su questi fenomeni, ma il problema non sono le assunzioni o la formazione. Forse potrebbe esserlo l'equipaggiamento con la pistola Tether, forse questo potrebbe parzialmente risolvere i problemi, ma di questo purtroppo non l'ho sentita parlare, a meno che lei, quando ha parlato di equipaggiamento, non parlasse anche del Tether e non solo delle divise, che certamente vanno sempre rinnovate e tenute in ottime condizioni anche per il prestigio del corpo della polizia penitenziaria, oltre che per le buone condizioni e il benessere dei lavoratori. Quindi io assisto un po' preoccupata a questi cambi di rotta del DAP. E non mancheremo di evidenziare ogni circostanza nella quale avremo la sensazione che si stia un po' perdendo la rotta. E ripeto, io trovo particolarmente sintomatico, e chiudo il cerchio del mio intervento, pensare che un'associazione debba entrare in carcere per chiedere a Leoluca Bagarella, credo sia l'ultimo dei boss di mafia degli anni in cui si è conosciuta la mafia più violenta, la mafia stragista, ancora in vita. Trovo surreale che qualcuno venga autorizzato ad entrare in un istituto per chiedere a Bagarella come si trovi in quell'istituto, quali siano le sue condizioni. Probabilmente sarà un mio limite personale, dettato certamente, influenzato dall'aver vissuto nella città in cui vivo anni orribili, dei quali tra pochi giorni purtroppo celebreremo il trentennale, ma la prego, io davvero non comprendo quale sia la ragione per cui il DAP abbia autorizzato una visita del genere. Quindi, per quanto io abbia sempre difeso le prerogative delle associazioni impegnate sul fronte penitenziario alle attività ispettive, io credo che queste debbano trovare un limite. E secondo me il limite principale è quello del regime delle restrizioni di cui al 41 bis. Quindi, da un lato, io vorrei comprendere quali effettivamente siano gli intendimenti di questa nuova stagione in ordine alle legittime istanze degli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria. Le ho fatto due esempi della mia terra, ho citato Trapani, ho citato Lucciardone, avrei potuto citare anche Pagliarelli, dove l'estate scorsa sono andate in scena delle proteste molto forti da parte dei detenuti, potrei citare Agrigento, dove ho potuto constatare personalmente ho constatato personalmente le carenze strutturali, e devo dire che almeno su questo il ministro Cartabia mi ha dato rassicurazioni immediate di interventi imminenti che sono sicura saranno fatti. Però ripeto, c'è un problema secondo me più ampio di impostazione, e ripeto, Questa vicenda delle visite ai reparti 41 bis è oggettivamente preoccupante. Quindi io le chiedo intanto di fornire alla Commissione tutte le risposte che noi abbiamo chiesto, e ovviamente ciascuno di noi, io per il gruppo dei Fratelli d'Italia, ci riserviamo di ulteriormente interloquire con gli strumenti che il regolamento della Camera mette a nostra disposizione. La ringrazio per l'ascolto e la partecipazione. Grazie Presidente. Grazie a lei, onorevole Varchi. Onorevole Vitiello, prego. Grazie Presidente. Buongiorno Direttore, Capo Dipartimento. La individuazione nella sua persona del nuovo capo DAP ritengo sia stata la scelta giusta se si vuole intendere il carcere come misura non necessariamente retributiva. Lei ha citato Margara, possiamo serenamente definirlo uno dei padri del diritto costituzionale dei detenuti. Il detenuto tipo appartiene alla categoria degli ultimi. Il detenuto tipo, insomma, è un soggetto che necessita di un modello di riferimento,
il detenuto tipo è un soggetto che deve essere riabilitato alle condizioni della socialità. Lei ha detto all'inizio del suo intervento, e mi è piaciuto molto perché penso sia stato il suo biglietto da visita: chi ha sbagliato non sbagli più. Dobbiamo fare in modo non che chi sbagli paghi, ma chi abbia sbagliato non sbagli più, che è una condizione molto diversa. Vede, chi le parla non crede affatto nella dicotomia garantisti-giustizialisti. Per me c'è il diritto costituzionale e tutto quello che non è diritto costituzionale è illegittimo dal punto di vista costituzionale. La chiave di volta è la giusta misura nello stato di diritto fra il 25 e il 27, fra la certezza della pena come ricaduta ultima del principio di legalità e la funzione rieducativa. Guarda caso, i padri costituenti nel 27 hanno scelto la rieducazione, lasciando fuori tutte le altre funzioni della pena. E allora io dico che mi dispiace aver ascoltato, oltre alle linee programmatiche, anche giustificazioni che lei non avrebbe dovuto dare in questa sede rispetto a quello che è accaduto presso gli istituti di pena dei quali si è parlato nell'ultima settimana. Perché le visite, lei le ha spiegato bene, hanno una funzione di non comunicazione verso l'interno, ma di comunicazione verso l'esterno di quello che accade all'interno degli istituti di pena. E certamente è necessario che questo venga fuori anche rispetto alle condizioni del 41 bis. Certamente sì. E mi dispiace dover sentire che il campanellino d'allarme si metta in funzione perché erano presenti degli avvocati. Ricordo a me soprattutto, perché faccio parte di questa categoria, che il categoria... Io non ho interrotto nessuno, non le consento di interrompere me. Grazie. Abbia pazienza. Lei faccia riferimento al diritto costituzionale e poi parla. Grazie Presidente. Però un pochino prima, nel momento in cui vengo interrotto, certamente. Adesso mi darà anche la possibilità di recuperare. Dico, questo purtroppo insomma la dice lunga rispetto alle condizioni alle quali facevo riferimento, dottore Rinaldi, cioè alla cultura costituzionale di questo paese. Però l'agonia è finita, perché siamo agli sgoccioli di questa legislatura, probabilmente anzitempo verrà finalmente il re de rationem e finirà questa agonia della subcultura del diritto costituzionale. E allora dico che il lavoro, come le ha detto, è il pilastro e credo fermamente che sarà per il futuro del DAP il riferimento per il trattamento penitenziario. Deve aumentare, ma attenzione, io mi permetto di sottolinearle la cura che deve avere nella scelta all'interno del terzo settore delle imprese più virtuose, perché è lì che poi si potrà fare la differenza rispetto al futuro dei detenuti, perché noi dobbiamo sempre immaginare che la maggior parte di questi detenuti avranno una nuova socialità dopo e il lavoro, che è la chiave di volta, le consentirà di avere la serenità di sapere che questi detenuti all'esterno avranno capito la cultura del lavoro, cosa significa l'alternativa a una patologia sociale, perché è quello che loro hanno avuto come riferimento prima di entrare in carcere, la patologia. O devono rientrare nella fisiologia, l'unico strumento è il lavoro. Le ultime due cose lascio agli altri che seguiranno. Una riflessione la farei sulla possibilità di integrare dal punto di vista sanitario le condizioni delle carceri in Italia, perché dal 2008 in poi, come lei ha ricordato, è cambiato il modello di riferimento. Ritengo che avere delle strutture all'avanguardia all'interno degli istituti che possono essere regolamentati in maniera più autonoma da parte del Ministero della Giustizia probabilmente possa essere una cosa giusta, corretta, da rivedere probabilmente, e perché no farlo anche di concerto fra il Ministero della Giustizia e il Ministero della Salute.
L'ultimo argomento, sono convinto, come ha fatto il collega Verini prima, che uno dei problemi più importanti è il riferimento fisso all'interno degli istituti, la direzione a scavalco non funziona. Finisco con, insomma, col dirle, nessuno tocchi Caino, nessuno tocchi Rita Bernardini, perché grazie a loro che sappiamo oggi qual è la situazione delle carceri all'interno delle stesse, e forse dobbiamo fare in modo che il nostro modello di riferimento sia un modello sano, dove i detenuti non sono più gli ultimi, ma che hanno una possibilità, una seconda chance, come diceva la ministra Cartabia. Grazie. Grazie onorevole Vitiello. Dottor Rinaldi, a lei per la replica. Grazie Presidente, intanto... Presidente, scusi, mi sente? Sì, onorevole Ferraresi, mi dica. Sì, scusi, sono le 13.30 e come ci aveva comunicato lei, alle 13.30 il dottor Rinaldi doveva... Sentiamo, diciamo, quello che ci dice, onorevole Ferraresi, un attimo di pazienza, vediamo cosa ci dice il dottor Rinaldi. Sentiamo. Grazie Presidente, io ovviamente manifesto fin da subito la mia disponibilità totale e incondizionata a rispondere alle richieste di ulteriori chiarimenti, approfondimenti da parte del Parlamento. Insomma, il Parlamento chiama, come dicevo oggi, e il DAP risponde e si mette certamente a disposizione al servizio, per cui sono disponibile a tornare anche domani, la settimana prossima, quando la Commissione lo riterrà opportuno. Le domande che sono state poste sono effettivamente tante e sono tutte molto stimolanti, anche perché dal mio punto di vista segnalano un'attenzione molto viva da parte del Parlamento, e di questo vi ringrazio, sul lavoro che noi facciamo e sui temi che riguardano la nostra azione quotidiana. Per cui, ecco, pur nella diversità di lettura, che credo sia fisiologica e legittima, di tante situazioni, e dal mio punto di vista è bello sentire che il Parlamento è così attento, vivo e disponibile ad una stretta interlocuzione sui temi che riguardano la nostra azione quotidiana. Io certo, se dovessi rispondere a tutto forse avrei delle difficoltà a contenere. In una decina di minuti potrei toccare una serie di punti e magari anche rispondere a qualche legittima richiesta di chiarimento anche sugli elementi di fatto dai quali siamo partiti per... ancora una disponibilità di 10 minuti e quarto d'ora. Sì, se la... Per poi tornare quando lo... Onorevole verrete. Ferraresi, prego, voleva dire qualcosa? No, il mio intervento era su questo, nel senso che se alle 13.30, sono le 13.33, il dottor Rinaldi, come ci ha comunicato, deve andare via, è ovvio che fare 10 minuti mi pare molto limitativo, anche perché poi sulle stesse risposte ci potrebbe essere, visto che è stato dato solo 5 minuti a gruppo, e penso che su 40 minuti di intervento più 10 di risposta sia veramente poco, perché è chiaro che 5 minuti a gruppo su una relazione così ampia come quella del dottor Rinaldi penso che sia molto limitativo, ed è stata fatta in 5 minuti proprio perché il dottor Rinaldi alle 13.30 sì, certo, via, certo, è ovvio, certo. Quindi magari se le risposte... Scusi onorevole Ferraresi, mi pare che potremmo fare così, adesso il dottor Rinaldi dà altri 10 minuti, un quarto d'ora, una risposta diciamo a volo d'angelo sulle questioni che sono state poste. Ha manifestato la disponibilità, direi ovvia, di ritornare qua in seduta, si era anche riservato di inviare una relazione che eventualmente sarà anche probabilmente integrata con qualche spunto che è nato oggi, certo. Ci metteremo d'accordo per una sua successiva audizione, quindi io adesso darei la parola. Presidente, chiedo che non sia così, perché secondo me 10 minuti di risposta è giusto ai commissari senza possibilità poi di integrare, non penso che sia... Scusi onorevole Ferraresi, adeguatamente alla situazione. Prendo, ovviamente. Scusi. Ma onorevole Ferraresi, mi pare invece che potremmo tranquillamente successivamente dare la parola al dottor Rinaldi per 10 minuti per fare una breve replica a volo d'angelo, come si è detto, su quello che è emerso, dopodiché ulteriori argomenti li approfondiremo in una successiva seduta alla quale il dottor Rinaldi parteciperà, anche se in seguito o non in seguito alla presentazione di una relazione ci si metterà d'accordo, e il dottor Rinaldi ha già dato la sua disponibilità per un tempo anche superiore all'ora e mezza di oggi. Non doveva andare via, va bene. Prendiamo atto che alle 13.30 non doveva andare via il dottor Rinaldi, ok?
Onorevole Ferraresi, per cortesia, arrivederci. Grazie. Prego, dottor Rinaldi. Presidente, se ritenete io posso anche andare via e torno la prossima volta. Ditemi voi, io non vorrei che... posso parlare, Presidente? Sì, certo, dottore. Anche perché certo. Credo che sia utile anche per voi avere degli ulteriori elementi di fatto, ci mancherebbe, in particolare sulla vicenda che ha interessato tutti. Mi pare che sia evidente che lei può fare e deve fare, la ringrazio affinché lei faccia un breve replica su quello che è emerso, sì. Sui punti che sono emersi, dopodiché si approfondirà in un'altra seduta. Grazie, dottor Rinaldi, a lei. Bene. Grazie, Presidente. Allora, intanto... 41 bis ed intorni, atteggiamento generale sui temi della criminalità organizzata. Ho già detto, lo ribadisco, lo ribadirò in ogni occasione che mi dovesse essere data l'opportunità, nessun arretramento sui temi della criminalità organizzata, non si arretra di un millimetro. L'onorevole Varchi ipotizzava un progressivo sfilacciamento, intendo rassicurarla, Toto Corde, questo non è e questo non sarà. La mafia è la negazione dei valori della Costituzione, chi da magistrato o da esponente dell'amministrazione è chiamato ad attuare i valori della Costituzione non può che avere questo atteggiamento culturale, ideale, che certamente rivendico, così come ricordo, l'ho già detto il sottosegretario Sisto, che la ministra Cartabia ha applicato oltre 500 provvedimenti in materia di 41 bis, 9 applicazioni o proroghe, a riprova che non è in atto alcun revirement. Si è detto è normale che entrino, questa è la prassi. Io non ho detto che è normale né che questa è la prassi. Ho detto che mi sono limitato a richiamare un dato storico, cioè che ci sono numerosi precedenti, che siccome era stato detto che non era mai successo prima, ecco, questo mi dispiace, ma non è assolutamente vero. Cioè, le carte sono chiaramente molto indicative a questo riguardo. Non si tratta di ingressi indiscriminati, si tratta dell'ingresso di un'associazione la cui delegazione era guidata da una persona che il presidente Napolitano nel 2015 aveva descritto, aveva lodato per il suo impegno a favore dei temi che riguardano il nostro mondo e che quindi aveva riconosciuto pubbliche attestazioni di grande e onorato impegno. Ribadisco che non c'è nessun atteggiamento di sottovalutazione o di, come dire, ipotesi di accesso indiscriminato alle strutture penitenziarie che custodiscono i detenuti al 41 bis, tant'è che 2 settimane dopo abbiamo negato l'accesso ad una delegazione composta in parte dalle stesse persone, in parte da altri soggetti, a riprova che leggiamo le singole situazioni e ci determiniamo in maniera consapevole e niente affatto superficiale. Ancora, che cosa è successo nel caso di specie, chi è entrato, che cosa si sono detti, che cosa è accaduto. Allora, le delegazioni erano, in relazione ai due momenti, Sassari e Nuoro, diversamente composte. Si fa riferimento, credo, nelle richieste di chiarimento dell'onorevole Paolini, dell'onorevole Sarti e mi pare anche dell'onorevole Giannone, alla presenza di avvocati. Sono nelle condizioni di confermare questa circostanza. La delegazione era composta, oltre che da soggetti tre soggetti che appunto sono presenti in tutte le visite successivamente realizzate, anche da 2 avvocati. Ribadisco che le visite si sono svolte in maniera assolutamente conforme alle previsioni ordinamentali. Escludo, per quello che ho avuto modo di leggere nei rapporti, che il GOM, ripeto, non parliamo di persone scarsamente qualificate dal punto di vista professionale, ma del nostro corpo di elite della Polizia Penitenziaria, secondo quello che è stato relazionato dal GOM, i temi della
interlocuzione hanno riguardato esclusivamente condizioni di salute e l'alimentazione, la circostanza che gli educatori facessero meno i colloqui, cioè tutte dinamiche interne all'istituto penitenziario, alla vita dell'istituto. È totalmente destituito in fatto, almeno secondo le relazioni, che devo ribadire essere certamente fedeli a quanto è avvenuto, che si sia parlato di ergastolo ostativo o di abolizione del 4B, insomma i temi di cui è stato detto in precedenza. Si dice che Bagarella avrebbe parlato di ergastolo ostativo, ecco, la relazione che è nella mia disponibilità non conferma nella maniera più assoluta questa circostanza. Forse si confonde quello che è accaduto nel corso della visita. La delegazione effettua dapprima la visita nel reparto del 41, mi riferisco in particolare alla visita nella casa circondariale di Nuoro, effettua la visita nel 41, dopodiché, nel corso di questa visita, nessuno tocca temi che non siano consentiti. Dopodiché la delegazione incontra un'altra rappresentanza, questa volta dell'alta sicurezza, rispetto alla quale quindi ogni considerazione che stiamo facendo sul 41 bis non vale, e in quell'occasione si parla di temi di carattere più generale che riguardano, tra le altre cose, anche modifiche normative e ordinamentali. Ma nessuno parla con i detenuti del 41 bis di ergastolo ostativo o di temi di politica giudiziaria. Anche l'affermazione secondo cui ci sarebbe stato l'invito a iscriversi all'associazione di Suoto Chicaino, mi dispiace, ma non è nei rapporti, quindi io non so da dove nasca questa affermazione che circola, sulla quale noi ci stiamo giustamente interrogando, ma dovremmo partire da un dato di fatto: è successo o non è successo? Dai rapporti che, ripeto, certificano l'assenza di qualunque situazione anomala o disfunzionale, questo non è confermato. Quindi, Presidente, io direi che questo lo possiamo archiviare, perché cioè, se partiamo da un presupposto che è smentito dai rapporti per poi costruire dei ragionamenti legittimi, tutti pienamente legittimi, ma che non hanno una base fattuale, rischiamo, come dire, di concentrarci e disperdere energie verso temi che non, come dire, non trovano appunto riscontri fattuali. Spero di essere stato su questo punto sufficientemente chiaro. I fatti che si sono svolti sono questi: nessuna conversazione sull'ergastolo ostativo, nessun invito alla iscrizione all'associazione. Ribadisco che non si tratta di una, diciamo così, di una disciplina ordinaria, ma che si tratta di prassi che nel passato si sono verificate. I soggetti che sono entrati sono tendenzialmente sempre gli stessi. Nel caso specifico di Sassari erano presenti due avvocati. Su questo, se mi è consentito, farei una brevissima chiosa. Premesso che anche in questo caso gli avvocati presenti nella delegazione hanno interloquito sulle condizioni di salute dei detenuti. Ti curano? Non ti curano. Gli educatori ti parlano? Non ti parlano. Ricordo che gli avvocati, come dire, sono già entrati in altre occasioni, in sezioni del 41 bis con l'Unione delle Camere Penali, ma ricordo soprattutto che l'avvocato, perdonatemi, è uno di quei soggetti istituzionali in senso ampio, cioè nel senso che esercita un ministero, da professionista, ma una funzione di rilevanza direi anche costituzionale, visto che la difesa è un diritto fondamentale. L'avvocato è quel soggetto che ha la possibilità di effettuare colloqui riservati, cioè non auditi da nessuno, non videoregistrati, e che ha la possibilità, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, anche di intrattenere corrispondenza inaccessibile ai controlli con il visto di censura, che ordinariamente sono giustamente effettuati per i detenuti del 41 bis, per cui siamo in presenza di soggetti che avrebbero potuto in ogni momento effettuare dei colloqui con i loro assistiti assolutamente, come dire, segreti.
e che in questo caso effettuano una breve interlocuzione sul tema del rispetto del diritto alla salute, alla presenza del GOM, che quindi è nelle condizioni di intervenire immediatamente per interrompere l'interlocuzione quando questo si svolgesse con modalità non consentite, GOM che segnala che non è successo nulla. Quindi, francamente, anche su questo punto io direi, ma è una mia opinione, per carità, che può non essere condivisa, ci mancherebbe, ma questa è la base fattuale e questa è quella che ho ricordato, è la base normativa all'interno della quale ci stiamo muovendo. Concludo, in realtà le questioni da trattare sono mille. Ho apprezzato molto l'intervento dell'onorevole Sarti, anche per la conoscenza, diciamo, mi parlava dell'ufficio quinto, una conoscenza, direi, come dire, delle dinamiche interne al Dipartimento che apprezzo particolarmente. In realtà non è proprio l'ufficio quinto, è l'ufficio reclami che è costituito presso la Direzione Generale dei Detenuti del Trattamento. Il magistrato che seguiva quel servizio è rientrato in ruolo e siamo in attesa che si provveda alla nomina, al collocamento fuori ruolo da parte del Consiglio Superiore, che io personalmente auspico e sto anzi cercando in qualche modo di facilitare, perché è un servizio fondamentale la cui importanza sono pienamente consapevole e per la quale ci stiamo, non è che il servizio sia scoperto, attualmente ci sono delle persone che lo stanno seguendo, manca la figura, diciamo, apicale, quindi il magistrato che fino a poco tempo fa l'aveva seguito. Gli altri temi sono tutti temi estremamente interessanti, i direttori, certo che i direttori sono figure fondamentali, questo ne siamo tutti consapevoli, ci stiamo industriando, ci siamo industriati per abbreviare i tempi del tirocinio, l'abbiamo abbreviato da 18 mesi a 12 mesi proprio perché abbiamo un bisogno spasmodico di queste figure all'interno degli istituti penitenziari, quindi proprio perché si riuscisse nel più breve tempo possibile a colmare queste vacanze che sono dal punto di vista nostro drammatico. Per il resto, sulla videosorveglianza che è stata evocata ad esempio dall'onorevole Verini, qua abbiamo stanziato diversi milioni di euro che abbiamo già dato ai provveditorati e stiamo monitorando per vedere come questi soldi vengono spesi, perché è un fortissimo investimento che ci chiedono sia le associazioni ma anche e soprattutto il personale, che si sente maggiormente garantito dalla presenza di uno strumento che documenta la correttezza del loro comportamento. Quindi, diciamo, ed è anche uno strumento che ci aiuterà ad organizzare meglio i servizi, perché se noi abbiniamo videosorveglianza e automazione dei cancelli, che in molte sedi, è stato citato Palermo, Uciardone, non ci sono, se riusciremo a realizzarsi, e io ho dato personalmente impulso in questa direzione, ne avremo anche la possibilità di effettuare dei controlli a distanza da parte del personale, realizzando ovviamente per i detenuti a più basso coefficiente di pericolosità, non certo per quelli che meritano di essere guardati a vista, avremo la possibilità anche di meglio organizzare i servizi all'interno degli istituti penitenziari, proprio consentendo quelle attività trattamentali che costituiscono lo strumento per attuare una pena costituzionalmente orientata. Ci sono temi poi di squisita connotazione politica su cui ho difficoltà ad interloquire, l'affettività è un tema su cui non credo che il governo abbia preso posizione e non c'è stata ad oggi nessuna valutazione formale in relazione alla famosa proposta del Consiglio regionale della Toscana che aveva formalizzato appunto delle modalità particolari di esercizio del diritto all'affettività, qui è materia politica. Noi abbiamo tra l'altro reso un parere in cui evidenziavamo alcuni aspetti critici di quella proposta, lo abbiamo, come dire, veicolato agli uffici competenti, se ci verrà, credo che ci sia una interrogazione parlamentare, adesso non ricordo se della Camera o del Senato, alla quale stiamo rispondendo, e faremo un ragionamento anche sul merito tecnico, poi il discorso politico ovviamente non ci appartiene, di quel progetto di legge. Sul 41 bis, insomma, pena o vendetta, anche queste sono valutazioni politiche sulle quali non mi posso certamente soffermare, se non per dire che la Corte Costituzionale ha detto mille volte che la stessa congruità delle prescrizioni del 41 bis deve essere sempre misurata sulla funzione dell'istituto, che è sempre quella di evitare che il detenuto intrattenga collegamenti con l'organizzazione criminale di provenienza, che è quello che si deve certamente interrompere. Per cui la funzione dell'istituto è essenzialmente quella e non certo
quella di realizzare un surplus di afflittività nei confronti di chi pure peraltro si è macchiato di reati di estrema gravità. Per quanto riguarda il resto, su Trapani, diceva l'avvocato l'onorevole Varchi, chiedo venia, siamo consapevoli della gravità della situazione, infatti la settimana prossima il vice capo e il capo del personale saranno in missione in quell'istituto per avere contezza proprio sul campo delle notevoli criticità che ci vengono segnalate e ovviamente faremo seguire a questa visita non ispettiva ma di conoscenza le iniziative organizzative che saranno necessarie. Per il resto ci sono tanti argomenti, la sanità penitenziaria, i droni e quindi in generale il tema della sicurezza che evidentemente sono temi che ci stanno particolarmente a cuore, perché senza sicurezza ovviamente qualunque idea di un carcere dei diritti non si può costruire, la sicurezza è diciamo una sostanzialmente una precondizione per poter poi realizzare il trattamento all'interno degli istituti. Chiedeva l'onorevole Paolini, ma cosa intendete fare per differenziare all'interno dei nostri istituti la popolazione detenuta? Ecco, non l'ho detto, ma per ragioni di brevità e in questo senso corrisponderò volentieri alla richiesta dell'onorevole Sarti di poter accedere diciamo, ai contenuti della circolare della media sicurezza. Questa circolare prevede uno dei due poli del nostro intervento, forse l'ho accennato ma non è stato chiarissimo, prevede una maggiore coinvolgimento dei provveditorati nella mappatura di quella che è la popolazione detentiva del loro distretto, delle potenzialità sia in termini di spazi detentivi sia in termini di personale delle strutture all'interno di quel distretto, per rimodulare la presenza all'interno degli istituti della popolazione detentiva in maniera omogenea, quindi gli imputati con gli imputati, i definitivi con i definitivi, la media sicurezza con la media sicurezza. Certo, adesso non so a quale caso specifico ella si riferisse nel momento in cui parlava di un collaboratore di giustizia, ma certo, ove sia realmente avvenuto che un esponente apicale o comunque di spicco della criminalità organizzata sta in cella con una persona detenuta per reati bagatellari, certamente saremo fuori da qualunque quadro normativamente dato, quindi diciamo sarebbe sicuramente una patologia che noi non intendiamo replicare e anzi che intendiamo anche con questo intervento di circolare superare. Ci sono poi altri temi che forse meriterebbero un incontro a parte, come quello della sanità penitenziaria, un tema ricorrente, quello degli operatori. Torniamo a come era prima del 2008, ritorniamo alla sanità penitenziaria. Anche questo è un tema francamente, squisitamente politico. Qua il Parlamento fece delle scelte nel 2008, libero il Parlamento di adottare diverse determinazioni. Noi ovviamente siamo fedeli esecutori della volontà del legislatore. Ove questo fosse, ci attrezzeremo, ove questo non fosse sarà ovviamente il nostro compito quello di continuare a mantenere viva questa forte interlocuzione con le organizzazioni del territorio per fare in modo che un diritto fondamentale venga realmente rispettato. Tema politico è anche quello dell'eventuale estensione delle misure di favore introdotte dopo la pandemia. Ho già detto la mia, non c'è dubbio che queste misure abbiano sortito degli effetti complessivamente positivi in quella fase storica e in particolare per quanto riguarda le modalità di comunicazione l'opinione dell'amministrazione è sicuramente favorevole a una stabilizzazione di quelle modalità che peraltro vanno incontro ad un'esigenza di sfruttare, valorizzare nella misura massima possibile tutte le opportunità che oggi la tecnologia ci mette a disposizione. Altro tema politico è quello del taser. La signora Ministra ha in occasione di un question time valutato la possibilità di una sperimentazione. Noi ovviamente ci rimettiamo alle determinazioni dell'autorità politica. Ove il taser venisse introdotto, ovviamente si tratterebbe poi di capire che uso farne, perché oggi nelle occasioni in cui si ragiona di questi argomenti sembra quasi che il taser possa essere utilizzato così per vincere
anche quelle situazioni di microconflittualità che si creano all'interno dell'istituto penitenziario. Il taser è classificato come arma, quindi verrebbe in ogni caso, e la ministra su questo ha detto in passato parole molto chiare, come arma di reparto, quindi utilizzabile esclusivamente in ipotesi su autorizzazione del direttore in presenza di situazioni particolarmente critiche e non certo per vincere situazioni, appunto, ripeto, di microconflittualità all'interno degli istituti. No, questo perché il tema, il mondo del carcere, come credo sia uscito fuori anche da questa nostra, questo nostro breve incontro, è un mondo che ha delle straordinarie complessità. Inserire nel dibattito pubblico, diciamo così, delle parole d'ordine che ingenerano l'idea che in quel modo si risolvono tutti i problemi è, credo, una semplificazione che rischia di portarci fuori strada. I temi della violenza, i temi del conflitto che a volte si determina all'interno del carcere richiedono risposte complessive di sistema, richiedono capacità di analisi, bisogna capire perché certe situazioni si determinano, bisogna capire quali sono i meccanismi per disinnescare la violenza prima ancora di gestirla con altri strumenti di violenza legale. Dopodiché ragioniamo su tutto, non c'è da parte nostra nessun atteggiamento ideologico, siamo pronti a discutere di tutto, però nella consapevolezza della complessità delle situazioni e della necessità di evitare di introdurre scorciatoie o parole d'ordine che poi, appunto, nella realtà dei fatti non sono in grado in alcun modo di risolvere la estrema complessità delle situazioni. Mi scuso se forse non sono riuscito a trattare tutti i temi, li avevo appuntati, credevo, in maniera abbastanza puntuale, ma ribadisco la mia disponibilità assoluta a collaborare e ad essere audito nuovamente dai signori parlamentari. Grazie, grazie dottor Rinaldi. Allora io direi che insomma aspettiamo la relazione prima di tutto. Quando pensa che possa essere licenziata? Guardi, Presidente, il problema in queste occasioni è quello di rendere una cosa fruibile. Noi abbiamo già raccolto una mole piuttosto cospicua di materiale, però dovremmo collazionarla e renderla forse un po' più fluida, perché diversamente poi chi la legge si troverebbe di fronte, direi una settimana, 10 giorni, ecco, massimo, ma siamo già in fase molto avanzata di confezione. Va bene, allora io direi questo, che chiediamo insomma un particolare impegno da parte degli uffici per giungere alla collazione e alla sintesi di questo documento, in modo tale che magari appena ci perviene poi possiamo concordare un'altra seduta per ragionare anche alla luce di questa relazione. E chiederemo anche l'allegazione dei rapporti relativi del GOM, relativi alle visite delle ultime occasioni che sono state, visto che insomma è un tema caldo, è un tema che è stato sollevato, mi è sembrato che ci fosse questo tipo di esigenza da mettere a conoscenza dei colleghi. Prego. No, sempre, come sull'ordine del lavoro, su questo punto, per quanto mi riguarda, su quanto avvenuto e relazionato dal capo del DAP sulla base dei rapporti GOM, per me sono sufficienti le parole che in commissione ci ha espresso il capo del DAP, che ha espresso sulla base di quelle relazioni. Se il capo del DAP ritiene di dover fornire documentazione, e se è possibile fornirla per ragioni interne, ben vengano le documentazioni, però è sufficiente per me avere le parole del capo del DAP. Nessuno mette in discussione questo, è che dal dibattito complessivo mi è sembrato che emergesse anche la volontà dei deputati di avere a disposizione della documentazione, e se è possibile averla, va bene? Senza rendere noti dati personali o nominativi che non devono essere messi a disposizione così della pubblicità della commissione, mettiamolo in questo modo. Grazie. Bene, dottor Rinaldi, la ringrazio e ci aggiorniamo. Grazie. Onorevole Paolini, onorevoli colleghi collegati da remoto, vi saluto tutti. Arrivederci e buon lavoro, buona giornata.